Come vedete abbiamo appena lanciato le canne, miscele, biscotto. Piano, ne mi raccomando, che è altissimo qua. Piano. Ciao ragazzi! Ciao a tutti! Bentornati in questa nuova avventura super wild, super selvaggia. Cosa faremo oggi? Oggi pescheremo a spinning, a diversità dell'ultimo video e del penultimo video, che abbiamo comunque utilizzato esche naturali, tra cui camoli e vermi. Esatto, ma appunto a diversità anche di questi video precedenti, ci siamo spostati su un torrente che già conoscevamo. Ci siamo spinti un po' più a monte e proseguiremo appunto in un paesaggio completamente più selvaggio rispetto a... Bravissimo, e prima, soprattutto diciamo. Voglio anche diciamo ribadire che il torrente che abbiamo fatto era verso comunque valle, invece oggi ci spingiamo veramente verso monte, quindi verso la montagna, verso risalendo la sorgente. Sempre di più il torrente, e speriamo di arrivare alla sorgente, sarebbe una bellissima cosa, devo dire. Speriamo anche di far vedere un po' di fario, come... Speriamo di trovare. Però già dai, adesso sinceramente basta parlare, iniziamo a pescare, sì, dai. Dai raga. Andiamo appunto a spinning. L'esca che utilizzerò oggi io sarà MNV 50SP. Praticamente è un'esca minno, classico minno, che affonda anche tanto, 5 cm, abbastanza soft per l'ice spinning. Vediamo. A differenza di Michele, io pescherò con questa esca MNV 65SP, molto più grande, molto più colorata, diciamo, comunque è un contrasto del verde e l'arancio, e nulla, proviamola, non vedo l'ora. Ok ragazzi, guardate là che puzza che c'è. Adesso proviamo a lanciare, ci nasconderemo lì sotto i sassi in modo tale che poi le trote non ci vedano, perché l'acqua è veramente ancora chiara, è anche molto dato che alta, non piove, quindi possiamo sfruttare bene il mino. Bisogna inseguimenti fino adesso e tante foglie. Allora in questo caso non saliamo qua perché come vedete è zona scivolosa, l'unica diciamo è arrampicarsi qua. Sali piano, mi raccomando. E ora si punta direttamente là. Dai, speriamo di riuscire a prendere qualcosa. Qui siamo saliti due pozze e il fuoco è continuato, si vede, perché è divampato qua proprio l'incendio, che roba. Mio Dio! E per fortuna ha preso solo questa parte, perché se prendeva anche là. Penso se prendeva tutta quella parte lì, che comunque qua c'è, cioè, l'erba è secchissima. E sì, da anni sicuramente che non tagliano, perché qui è... Ma poi è arrivato proprio fino al torrente, fino là, quindi guarda, è partito. Ma è partito anche dalla base del torrente, perché comunque qua il fuoco c'è e va verso l'alto, quindi. Mio Dio, se guardate che roba! C'è ancora sulla cenere, guardate che roba. Ok, finora niente trote, il nostro obiettivo è risalire questa cascata da lì sopra, poi continuare a pescare. E risalire anche le altre cascate. Guardate, e voglio ripetere, l'incendio come si è divampato fino ad arrivare sulle rocce giù in fondo. È una roba scandalosa. Ma penso che lo vedremo fino alla fine del video quell'incendio, sulla parte destra. Sai che ti sto guardando con dietro tutto questo panorama, cioè veramente mi lascia un po'... La bocca aperta. Se è fatto dalla natura capita, se è fatto dall'uomo capita, ma non dovrebbe capitare. Sta mettendo i piedi in una zona molto asciutta, come vedete. Una zona asciutta, non molto asciutta, diciamo. Qua purtroppo qua non ci sono neanche rami, solo roccia, quindi. Il vasino c'è? Cosa? Il vasino c'è? Sì, c'è, apposta. Se no vi lascio. Infatti. Okay. Adesso tienimi la canna, se riesci. Okay. Occhio. E mettila bene, no? Perché magari. Vai. Sicura? Vai, okay. Piano. Piano, tirala su, piano. Nessuno ci monta i video e nessuno. Nessuno ci registra con i droni, eh. Riesci? Certo, certo. Piano, piano. Vai pianissimo. Perché qua guardate che roba. Che cosa scivolosa. Ok, riesci? Sì, un attimo. Ok, bene. Come vedete siamo arrivati in questo punto, veramente spettacolo, guardate.
parliamo poco, non perché le croce si sentano, perché sennò qua ci crolla tutto addosso. Sì, e più o meno. Qua nulla, adesso per salire dovremmo mettere i piedi qua e soprattutto appoggiarli su quegli anelli. Aiutarti, che probabilmente le usano per scalare in cordata, probabilmente. Io non lo so, non sono esperto. Però proprio da notare il torrente come ha scavato. Confermo. Ok. Attenzione, si può per avere. Prima alla volta, non la rispetto troppo. Wow. Ci sei lì, sì? Non arrivi più tanto io perché... Wow, che roba! No, perché non vorrei che stando tutto due sulla parte. Sì, sì, va tranquillo, sono avanti. Forse le miei. Metti i piedi sul ferro, non aver paura perché quello è cimentato. Ok. Senza i piedi qua non... Senza le corde. Dovevamo comprare un drone perché sennò... Vai indietro, vai indietro! Che cado dentro. Oh signore, parliamo piano, eh. Wow, guarda là, c'è fino una corda e là ci sono le catene. Cioè, guardate che posto. E qua sono 200 battiti al minuto. Guarda, io non so se onestamente so... Allora, io ti dico la mia. Finora zero trote, no, però le vedere... catene ancora. Però vedere un posto così, raga, veramente, che spettacolo. Sono caduti dei sassi. Infatti... Attaccati sempre la corda. Sì, ma cosa stai facendo? Dio mio. Piano, amici. Io voglio vedere a scendere qua come va a finire. Ce l'hai fatta? Bravo. Ancora tutto bruciato, come potete notare. Yeah, anche roba. Di strada. Vai, vai. Com'è? Sei pronto? Pronto. Guarda là. Che spettacolo. Mio questo Dio. Questo non lo scaliamo, eh. No, questa va è bene. Impossibile, la vedo un po' dura, onestamente. Vediamo. Cioè, veramente non ho parole. Non so cosa dire io. E lì dentro ci sarà una pozza. Cioè, qua non siamo mai venuti a pescare, eh. Assolutamente mai. Infatti, come vedete, zero trote, però è proprio la curiosità, no? Che la pesca poi ci insegna a volte. Yes. La voglia di dire, ok, là ci sarà qualcosa, proviamo a percorrerlo. Hai ragione, cioè, su tutto. Ti vedo abbastanza faticato. Sì, diciamo. Dai, vediamo. Finisce qua questa avventura di pesca magnifica. Zero catture, direte, è vero. Però, guardate che spettacolo. Essere qua, essere nella natura. È questo quello che vogliamo cercare di trasmettere e speriamo che con questo video veramente appieno si sia capito. Ah, scusate. E niente ragazzi, fosse estate io sarei già a fare il bagno qua dentro. Mi sembra di essere in paradiso, nei giardini dell'Eden praticamente. Wow, è stato bellissimo, al di là delle catture che quelle le abbiamo fatte negli anni, le faremo negli anni, quindi non c'è nessun problema, spero neanche per voi. Però che posti. Confermo. Che posti, c'è. Confermo assolutamente.
è stato qualcosa di veramente magnifico, perché va al di là comunque della semplice pescata, è stata un'escursione, un'avventura, qualcosa di completamente diverso. Yes. Quindi io direi, ci vediamo al prossimo video. Lui mi bagna, giustamente. Eh certo, mi bagno solo io qua. Ecco. E nulla, ci vediamo al prossimo video. Ciao raga.